Ben ritrovati ragazzi. Bene, ora che la settimana di vacanza più ambita, quella di Ferragosto, è passata, possiamo riprendere a lavorare, no, non a lavorare, a giocare con il nostro aggiornamento mensile sulle blockchain gaming news del mese di agosto. Anche questo mese le novità sono state importantissime, a dimostrazione del fatto che il gaming blockchain non è andato in vacanza. Abbiamo infatti, ad esempio, il primissimo gioco ufficiale che verrà rilasciato su blockchain, questa volta della Bandai Namco. La Valofi, quella importantissima casa di sviluppo videogiochi coreana di cui vi ho già parlato, lancia il suo primo gioco ufficiale su blockchain e lo fa con il rilascio di un incredibile airdrop dal valore di 777 dollari. Il colosso, la multinazionale Amazon, che in qualche modo aveva già dimostrato apertura nei confronti degli NFT, adesso integra sul suo store di Amazon Prime il suo primo gioco con gli NFT. Titolo che è a tutti gli effetti già giocabile, è partito da pochissimo e può rappresentare veramente una buona occasione di entrata free. Questo e tanto altro con la nostra rubrica di aggiornamento mensile. Adesso però, prima di passare alle novità più calde, facciamo una breve analisi di mercato per capire come siamo messi. Che poi, come siamo messi? Obiettivamente nella merda, ma in realtà tanto per cambiare. Cioè, nel senso, se si studiano i cicli economici del Bitcoin, si vede che è qualcosa di assolutamente normale. Ma quando i prezzi vanno giù, chiaramente aumentano anche tutti quei commenti legati al fatto che le cripto non servono a niente, insomma, sono tutti degli scam, la blockchain morirà. Vabbè, insomma, si sanno, insomma, più o meno quali sono le cose. Però, se quantomeno nel settore criptovalute ci sono i massimalisti di Bitcoin, poi c'è anche Ethereum, che è un progetto forte, è una community di un certo tipo, e quindi questo fenomeno è limitato. Sugli altri ambiti, quelli del trend, diciamo, quelli gaming, NFT, metaversi, naturalmente questo fenomeno è ulteriormente amplificato poiché la decrescita segue e segue in leva e quindi chiaramente anche la relativa sfiducia segue in leva. Però dobbiamo anche qui fare delle distinzioni. Poiché prendiamo ad esempio gli NFT, ci sono due grandi categorie di questi asset, quelli che hanno un utilizzo concreto e quelli che invece non servono a nulla. Quelli che hanno un utilizzo concreto sono quelli che, non so, possono simboleggiare un pass, quasi come fosse un biglietto, ecco, non so, per accedere a un concerto, oppure quelli legati al gaming, ecco che. Se utilizzati questi NFT all'interno di un metaverso, questo metaverso connesso a una piattaforma su cui è stato creato un gioco divertente, beh certo, si può assicurare ore e ore di divertimento. Le persone deterranno quegli NFT perché si divertono a giocare, esattamente come quando si compra un mazzo di carte. Perché lo compri? Perché con quel mazzo di carte giochi, fai partite e ti intrattieni. Quindi c'è un utilizzo e c'è un valore proprio, il valore dato dall'intrattenimento. Ecco, ed è un punto fondamentale. Oppure non so se rappresenta una collezione, ma un fumetto come quello della Marvel. I vecchi fumetti della Marvel, certo, hanno dei valori veramente molto alti e lì ti intrattieni perché leggi. Invece, quelli NFT che non servono a nulla sono quelli, non so, di arte generativa, la cui arte, fra l'altro, è estremamente dubbia perché i disegnini fanno cagare, ma che arrivano a dei prezzi enormi, ma che stanno lì e stanno fermi, non li utilizzi. Quindi, quelli NFT, quelli che non servono a nulla, servono, o meglio, l'unico utilizzo è quello della speculazione, basta, perché i loro prezzi variano a velocità altissime. Quindi, se si è bravi su quegli NFT, si possono fare veramente tanti soldi. Però sono quelli che rischiano di più, perché sono quelli proprio che rischiano di scomparire. Quelli invece legati ai giochi, naturalmente, hanno una sicurezza maggiore. Però ci sono tutta una serie di cose da tenere a mente. Ora, generalmente, qual è la strategia che bisogna seguire per muoversi in questo campo? La ripetiamo: è quella di, come ho detto varie volte, giocare nei periodi di magra, ovvero in quei cicli economici che sul mercato della blockchain vengono definiti come i bear market. Sapendo qual è il ciclo economico della blockchain, si è andato a vedere che il periodo di magra, o se vogliamo di bear market, e quindi di lateralizzazione senza crescita, sia praticamente in 3 anni, e poi abbiamo un anno nel quale invece cresce tutto. Quindi, nei periodi di magra si gioca, si accumulano NFT. Se si vuole, insomma, acquistare qualcosa, ma fra l'altro abbiamo anche una competizione veramente molto bassa sulle piattaforme di gaming. Dopodiché, quando arriva la piena,
il ciclo economico, si parte per la bull run e abbiamo l'anno di crescita, quello è il momento di vendere e non di entrare. A meno che si può entrare, ma bisogna essere veramente, veramente molto bravi, oppure sfruttare quelle piattaforme, non so, tipo Splinterlands, dove acquisisci i pacchetti, e se acquisisci i pacchetti che hanno lo stesso identico prezzo sia in bull run che in bear market, beh, chiaramente se li acquisti in bull run, magari dentro trovi NFT il cui valore è superiore al prezzo dei pacchetti, di conseguenza recuperi subito l'investimento, ma bisogna saperci fare. La cosa più semplice è semplicemente giocare di questi periodi, possibilmente free, io invito infatti a non investire, fare i vostri accumuli e poi in bull run, insomma, andare a vendere. Questa è la strategia di base e che consente di generare, volendo, patrimonio anche da zero. Anche perché, ricordiamo, gli NFT connessi al gaming, fra l'altro, quando crescono lo fanno in leva. Quindi si può anche aver guadagnato poco, diciamo, durante questi periodi, però poi se si hanno fortissime esplosioni, perché gli NFT crescono in leva più fortemente, diciamo, scusatemi il termine, magari non è proprio corretto, rispetto alle criptovalute stesse, ecco perché poi si possono fare guadagni di un certo tipo, ma è un settore più rischioso, perché poi i rischi di fallimento, soprattutto nei bear market e sul gaming, sono ancora alti. Per evitare il rischio di fallimento bisogna tendenzialmente andare su quelle piattaforme di gaming che non connettono molto l'utilizzo degli NFT ai token, perché altrimenti se gli NFT vengono utilizzati per ottenere dei token, beh, questi vanno a svuotare la liquidità della piattaforma che fallisce. Inoltre le persone tenderanno poi a svendere sempre di più gli NFT. Perché? Perché li tenevano soltanto per drenare risorse dalla piattaforma, non perché quegli NFT li utilizzavano perché si divertivano veramente all'interno del gioco e quindi li detengono perché proprio piace il gioco e quindi hanno questo valore intrinseco dovuto al divertimento. Quindi bisogna stare attenti. Ora, non è che, diciamo, non si può proprio connettere un token quando si ha a che fare con una piattaforma di gaming. Certo che lo si può creare, lo si può distribuire come ricompensa, però appunto poi dipende dagli sviluppatori essere bravi a gestire la liquidità, e attualmente le piattaforme che sono riuscite a farlo non sono tantissime, però il play to earn è in evoluzione, i capitali si spostano verso il gaming, quando c'è la bull run le prospettive di crescita sono poi fortissime, incrementate a leva. Quindi settore da monitorare, su cui io ci sono sempre, io continuo i miei accumuli, vediamo nelle bull run cosa accade. Adesso quindi passiamo alle novità che vi ho elencato all'inizio del video. Ora, prima di iniziare voglio aprire una parentesi su Splinterlands, poiché voglio portarvi un esempio di una piattaforma play to earn a tutti gli effetti che bene o male è riuscita a gestire la liquidità, poiché che succede? Qual è il problema di un gioco che continuamente ti fa ottenere un token quando vinci? È che si estrae valore dalla piattaforma e le persone continuano a vendere il token inesorabilmente anche in periodo di bear market, cosa a mio dire sbagliatissima, perché nel bear market bisognerebbe accumulare, però ripeto, mie considerazioni personali. Guardate, ad 80 giorni, nel grafico a 180 giorni, il prezzo continuamente stava scendendo per via del bear market e per via appunto della vendita continua del token da parte delle persone. Guadagnano e vendono. Bene, a un certo punto gli sviluppatori hanno detto: sapete che c'è? Per guadagnare il token del gioco bisogna metterlo in staking. Ed ecco che è praticamente il prezzo è salito poi tutta una volta, adesso è risceso per via della connessione con il dump del Bitcoin, secondo me. Però qui bene o male si è creato un bel minimo, un bel supporto abbastanza forte su questo token. Comunque adesso vediamo cosa accade, perché sono sempre mie considerazioni personali. Bene, è stata veramente una bella idea per quello che mi riguarda. Chiaramente ci sono state diverse lamentele dovute al fatto che, vabbè, ma così guadagna solo chi investe. E certo, perché su Splinterlands, sulle piattaforme affermate, bisogna investire. Investire nel periodo di bear market, naturalmente, non durante la bull run. Però questo bisogna fare. Se si vuole fare free, bisogna andare sui giochi nuovi, quelli che prenderli immediatamente alla partenza, cioè altrimenti bisogna investire, punto, non si sfugge. È proprio il meccanismo del gioco. Quindi per me complimenti a Splinterlands, si sta continuando a comportare bene, il bear market lo sta reggendo. Guardate ragazzi, se Splinterlands
tiene botta, perché poi ricordiamo che qui di sicuro non c'è niente, può saltare tutto, è saltato persino qualcosa come FTX, per cui attenzione, ma se questo gioco tiene botta, alla prossima bull run, ragazzi, con gli NFT che vanno in leva al percento, considerando che non hanno gli NFT di questa piattaforma perso il loro valore così tanto dopo tutto, beh ragazzi, cioè qui se sopravvive alla prossima bull run si diventa ricchi. Cioè io lo dico così, ma se sopravvive accade questo. È bene essere chiari. Però non sono consigli finanziari, non sono assolutamente spinti all'investimento. Io invito sempre a fare free, i rischi ci sono. Vedremo come continuerà e se Splinterland sarà in grado di reggere botta. Bene, adesso detto questo, vi segnalo velocemente il secondo gioco creato proprio dagli sviluppatori di Splinterlands, che è Genesis League, la cui beta è partita questo mese di agosto praticamente abbiamo la public beta. Ringrazio fra l'altro per avermi avvisato Marco. Io allora non ho testato il gioco, quindi non mi posso esprimere più di tanto. C'è da dire che, considerando il team di Splinterlands estremamente competente, cioè riuscito a fare delle cose veramente incredibili e ad avere delle idee veramente geniali, beh, io gli darei una certa considerazione a questo titolo. Peraltro non l'ho testato perché, ragazzi, si tratta di fantacalcio, cioè a me il fantacalcio proprio non mi piace, proprio il calcio non lo sopporto, quindi proprio per questo motivo non l'ho provato. Però, ragazzi, insomma, l'avete partita, basta collegarsi, insomma, basta effettuare i login, collegare il wallet di MetaMask e potete iniziare a fare partite. Vedremo, insomma, anche questo progetto come proseguirà. Io non mi esprimo più di tanto, le cose su Splinterlands già le sappiamo, il tempo ci saprà dire, insomma, ci farà da insegnante. E adesso passiamo al gioco della Bandai Namco, poiché dopo aver visto la Square Enix che ha iniziato a sviluppare con Symbiogenesis, la Ubisoft con Champions Tactics, adesso arriva la Bandai Namco con Ryuzo, gioco che in realtà è già andato live il 2 agosto, però ad ora si tratta semplicemente di una app che bisogna scaricare e tramite la quale si possono far crescere questi pet che simulano le dinamiche dei Tamagotchi, quindi questi pet devono essere nutriti, allevati e così via. Dopodiché, a quanto pare, ci saranno vari rilasci di NFT e vari rilasci di generazioni. Ecco, di questi pet, naturalmente con l'evoluzione poi si potranno evidentemente anche far combattere, quindi la modalità di gioco è un po' quella dei Pokémon. Attualmente, a quanto pare, si può, ripeto, accedere al sito web, scaricare l'app dal Play Store e iniziarlo a giocare. Fra l'altro, su quale blockchain è stato realizzato? Ragazzi, guardate qui, il primo gioco della Bandai Namco va su Oasis, per dire, ecco i nodi che vengono al pettine, va bene, siamo sempre lì, ormai la ritroviamo sempre. Ed eccoci adesso al primo gioco con gli NFT rilasciato sul gaming store di Amazon. Ragazzi, incredibilmente. Adesso io mo, no, non lo sapevo, ma pare che per gli iscritti ad Amazon Prime, io non sono iscritto, si può accedere a un determinato store dove insomma si possono scaricare tutta una serie di giochi free. E praticamente ne è stato aggiunto uno con gli NFT. Ora io vi lascio in descrizione il link a questo sito web che vi permette di giocare Mojo Melee, che è appunto il gioco comparso sullo store di Amazon, anche da PC. Quindi qui ecco, cliccate su Play Mojo Melee. E vi scaricate l'applicazione sul PC, potrete giocarlo, poi ci collegate il wallet di MetaMask ed è fatto. Però, insomma, chi ha un account Prime, a quanto pare, accedendo al gioco da Prime, potrà avere tutta una serie di vantaggi. Quindi questo gioco non solo è free, però vabbè, penso che se si accede dal sito web, poi in qualche modo bisognerà investire, secondo me. Ma con il Prime si hanno tanti di quei bonus che, ragazzi, si può accedere proprio tranquillamente, si può cominciare a guadagnare. Molto molto interessante. Si tratta praticamente di un autocast, un po' come non so se avete presente Project Heirloom, dove si gioca a scacchi, ma gli scacchi, diciamo, gli elementi della scacchiera vengono rappresentati da dei mostri, quindi si unisce la strategia
appunto agli NFT, che hanno tutta una loro serie di caratteristiche, e ci si affronta in questo modo. È un progetto che sembra veramente molto molto interessante. Vi consiglio di approfondirlo, perché comunque pare si possa guadagnare free anche semplicemente scaricandolo dalla piattaforma, naturalmente in modo più contenuto. Sembra fatto bene. Dietro c'è un team di sviluppo molto attivo e che ha lavorato per diverse case di sviluppo videogiochi, tutte le season già elencate, una roadmap abbastanza ben definita. Vi segnalo che insomma su Mojomelee hanno già fatto un video tutorial interessante che spiega tutto bene. Mi sembra che l'abbiano fatto i Crypto Games Italia, mi sembra di aver trovato il loro video quando ho cercato informazioni su Mojomelee. Ragazzi, ve lo segnalo il tutorial, gli ho dato un'occhiata velocemente, è fatto bene, è inutile che mi metto a farlo io. Se c'è qualcuno che ha già fatto il lavoro, tanto di guadagnato. Fra l'altro si tratta di uno di quei pochi canali YouTube effettivamente onesti, ecco, soprattutto quelli del gaming. Quindi ragazzi, potete riferirvi a quel video tutorial per poi capire meglio come funziona il gioco. Infine vi segnalo le ultime due occasioni veramente molto interessanti di questo mese. La prima, la preregistrazione al gioco di Soulseeker Knight, un titolo sviluppato dalla RotiX, una casa di sviluppo videogiochi coreana minore, diciamo questa casa non è così tanto conosciuta dopo tutto, che ha deciso per la prima volta di sviluppare su blockchain. Ha già dato vita a dei titoli fatti comunque molto bene, sempre per cellulare. Bisogna vedere, comunque è un titolo non amatoriale, quindi di una casa di sviluppo videogiochi appunto che in qualche modo c'è già. Sembra fatto veramente bene, bellissima grafica. Il gioco sta facendo parlare di sé, perché pare che a livello di gioco di ruolo sia molto interattivo, insomma molto bello. Va bene, insomma, se vi piace il genere GDR, poi è per mobile, potete farci un pensiero. Come al solito, con la preregistrazione si possono ottenere dei vantaggi quando si comincia, e pare che il gioco sia free, dopo tutto si potrà iniziare a giocare, a guadagnare, niente, bisogna provarlo e vedere un po' come va. Senz'altro sembra fatto abbastanza bene. Ed infine, adesso passiamo alla notizia che stavate aspettando tutti, e dite la verità, vi conosco: l'airdrop da $777 con Icarus M. Allora, adesso vediamo come dovrebbe funzionare, perché non è che si hanno $770 così direttamente, ci mancherebbe. Però ricordiamo una cosa: allora, Icarus M è sviluppato dalla Valofi. La Valofi l'avevamo già vista nelle blockchain gaming news precedenti scorsi mesi, che si stava preparando per entrare su blockchain. E la Valofi non è la RotiX, è una casa di sviluppo videogiochi coreana, sempre, ma importantissima, dello stesso calibro della WeMade e della NetNerbo. Ha già dato vita a dei giochi tipo, non so, Blessed and the Ashes, per citarne uno, di qualità altissima. Quindi qui stiamo proprio su tutt'altro livello. Allora, Icarus M Guild War è comunque stato sviluppato per mobile. Che cosa accade adesso? Essendo il primo per festeggiare l'avvento su blockchain della Valofi con questo titolo, praticamente si può accedere al gioco di Icarus M. Qui insomma vedrete anche dove entrare per andarlo a scaricare, e dovrete creare il personaggio, che praticamente dovrebbe poi successivamente essere mintato come NFT. Chi appunto crea il personaggio, si chiama infatti la precreazione su Icarus M, personaggio che poi, ripeto, dovrebbe diventare un NFT, otterrà questo particolare airdrop, sta scritto qui, ecco quale sarà il reward. Quindi insomma asset leggendari, armi, armature, pietre magiche, che niente, hanno un valore totale a quanto pare di $777, se li si dovrebbero comprare questi tipi di potenziamento, che insomma serviranno poi ad andare estremamente in vantaggio all'interno del gioco di Icarus M, che appunto ricordiamo viene collegato su blockchain in questo periodo. Ora c'è tempo per partecipare fino a domani, per cui come al solito chi vede il mio video adesso subito ce la fa, chi già non riesce a vederlo entro domani e questa occasione salta. In realtà qui ci dice che l'evento dura fino al lancio ufficiale, c'è scritto qui, ma il lancio ufficiale è, presuppongo che sarà il 22. Domani, ragazzi, oggi siamo al 21, quindi capite che... Vabbè, ragazzi, io non parteciperò, però vi segnalo la notizia, magari fatemi sapere come va,
suppongo che la pre-creazione del personaggio comunque sia free. E quindi poi tutto il resto dovrebbe essere, ripeto, sempre free to play. Non lo so, perché poi è la primissima volta che si accede, il lancio ufficiale c'è adesso, quindi poi è tutto da giocare, da sperimentare, bisogna vedere come andrà. Non posso fare previsioni. Alcune volte queste case di sviluppo videogiochi come la NetNerble si rivelano che no, poi bisogna investire per guadagnare, quindi questa trappola può comunque esserci, non è escluso. Certo, con la WeMade non è stato così, lo abbiamo visto con Mirfor. Vediamo con la Valofi, vediamo. Bisogna provare, poi mi saprete dire. Bene ragazzi, siamo alla fine del video. Per questo mese tutte le novità, tutte le occasioni che c'erano da segnalare ve le ho riportate. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Se non va bene una, magari andrà bene l'altra. Tanto tra Mojo Melee, Soul Seeker Knight, Icarus M, insomma qualche cosa probabilmente salterà, che potrà dare delle buone soddisfazioni in futuro. Quindi non vi resta che sperimentare e fare voi le vostre considerazioni sui giochi proposti. Vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, poiché solo se cliccate sulla campanella potete essere avvisati immediatamente quando c'è l'aggiornamento. E abbiamo visto che per l'airdrop da $777 o questo video viene visto subito o quell'occasione non può più essere presa. Noi come al solito ci aggiorniamo. Torniamo a lunedì prossimo e come sempre vi auguro buon divertimento e buoni guadagni, soprattutto con questo nuovo airdrop da $770 che adesso vedremo come sarà grazie al primo gioco sviluppato su blockchain della Valofi, Icarus M.